No, che Iachini toglie una, diciamo, una punta, una seconda punta e inserisce un centrocampista al pressione, proprio perché... No, beh, sì, sicuramente non vedremo l'Udinese che abbiamo visto con lo Spezia, questo certo. È poco ma sicuro. Per quanto riguarda la stagione che si è conclusa all'Udinese, ma quello che è accaduto dal 2010 ad oggi, lo andiamo a capire con Fabiola Rieti. Fabiola, possiamo ricostruire quello che è accaduto in questo lasso di tempo? Sì, cara Marica, perché in questo lasso di tempo c'è il 17° posto, quindi con Iachini si parte per ricostruire anche in virtù del fatto che Iachini è un allenatore che ama lavorare con i giovani e ne ha lanciati parecchi, ne ricordiamo uno, Dybala. Eh sì, hai fatto bene a ricordarlo, proprio lui, insomma, Dybala dal Palermo. E io direi di andare invece ad ascoltare le parole al microfono di Marco Paonessa di Danilo. Ascoltiamo. Ancora concludendo le vacanze. È la prima Roma, vacanze. La si vedrà, no, sicuramente. Sono le 6, ecco, per quello. Sono le 18 del pomeriggio. Sono? Che vi stanno mandando via? Mia Marica, no? Non ci sono, però cerchiamo di non indispettirli alla prima di campionato. Mi tutelo, ragazzi, io vi sto tutelando. Postazione di telecronaca, buon lavoro. Ciao Marica, più tardi. Ciao ragazzi, ci sentiamo nel post-partita. Vi raccomando da non perdere la telecronaca di Alessandro Spartà e Alessio Scarchilli. Basta switchare con il telecomando. Io direi di andare in break, ci prendiamo giusto qualche minutino di pausa, ma torniamo qui e continuiamo a presentare questa gara, la prima gara di Serie A per la Roma. Roma Udinese ore 18, a tra pochissimo, restate con noi. Vediamo come va a finire, pronti via. Sì, ma io direi, ecco, non... guardare gli altri si diventa... No, certo. Sì, è importante come si muovono, poi bisogna dire a me che purtroppo con queste squadre qui bisogna avere pazienza. Sì. Una volta sbloccati i risultati, noi guardiamo già pronti via nel secondo tempo, la musica è cambiata. Salah pronti via, cross, bellissimo dribble. In questo momento possiamo dire che Dzeko è ritrovato. E noi ce lo auguriamo, no? Insomma, sì. Perché la stagione è appena iniziata e quindi chissà, potremmo avere una stagione magari ricca di gol anche di Edin Dzeko. Vado da Fabiola Rieti per gli ultimissimi aggiornamenti. Fabiola, cara Marica, già arrivano i tweet dei giocatori. Prima, soprattutto con l'ingresso di Brozzi, è cresciuto anche Emerson. No, sono cresciuti un po' tutti, devo dire. Quella catena di sinistra funzionava meglio. Sì, sicuramente, che Perrotti è un giocatore che salta l'uomo con una velocità estrema. Valentina Ballarini, ma noi abbiamo, ce lo dirà tra pochissimo Fabiola, perché vedo che è pronto mister Luciano Spalletti al microfono di Alessandro Spartà. Abbiamo appena finito di ascoltare la sua conferenza stampa. Ecco, sto smaltendo qualche chilo, ti dico. Insomma, i nuovi acquisti mi sa soltanto Alves c'è dentro. Sì, assolutamente, solo Dani Alves.